secolo passato non abbiano insegnato niente. Assistiamo ad un progressivo imbarbarimento del linguaggio e dalla parola, poi purtroppo ambito delle perseguite. Lottare contro il fanatismo, che è stato uno dei mali del secolo passato, ma che riemerge purtroppo con virulenza e in modo inquietante. Lottare inoltre contro indicare che la disumanizzazione è stata la causa delle tragedie del secolo scorso. Poniamoci insieme l'interrogativo che abbiamo letto sabato scorso in Bereshit all'inizio del nuovo ciclo di lettura della Torah. Adamo ha trasferito al comando del Signore e il Signore lo chiama, Aietà, dove sei? Nella tragedia della storia ci siamo chiesti dov'è il Signore. Invece l'interrogativo derive che portano l'uomo a vedere nell'altro uno straniero, un nemico.